Salve a tutti amici e benvenuti qui su Vlog Motori. Io sono Giacomo, potete chiamarmi anche Jack se volete, tanto non mi arrabbio. Allora, ho voluto fare questo canale, questo vlog, per diciamo compartire, possiamo dire, dai, sì, dai, compartire, facciamo una cosa internost, chic to chic, la mia passione per i motori, due e quattro ruote. Allora, il mio canale semplicemente si occuperà di quello che è un po' un'analisi non tecnica, perché io non sono un tecnico, io non sono semplicemente un utente come ognuno di voi, però mi piacciono le vetture, mi piacciono le macchine, siano veloci, sportive, grandi, piccole, medie, chi più ne ha più ne metta. Allora ragazzi, io era semplicemente diciamo, una piccola introduzione al canale, gradirei appunto sapere anche da voi le vostre opinioni, ovviamente siamo in un gruppo, insomma sono persone, credo che tutte le persone che si iscriveranno al canale e che lasceranno i mi piace sui video che farò, sono persone che come me hanno la passione per le vetture, ovviamente, perché altrimenti non avrebbe senso che voi siate qua giù, che ci state a fare qua, ci sono tantissimi altri canali. Non voglio essere un giornalista specializzato, non sono una persona che diciamo guida le vetture, non faccio con l'auto, faccio semplicemente quello che è un lavoro mio, personale, di analisi di quello che è un po' la situazione, no? Una situazione che può sembrare anche, insomma, un po' così, poi ovviamente in un futuro, chissà, potrei anche portarvi qui sul canale una prova di una vettura particolare, presa non lo so dove, da Vallelunga o al Mugello di una moto, insomma, vediamo un attimo. Allora, ragazzi, ovviamente come prima cosa da fare, una cosa che mi piace tanto a me più che altro, è parlare di quella che è l'attualità, l'attualità dei motori. Allora, l'attualità dei motori che in questo momento, tanto lo sappiamo tutti, noi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della rinascita del gruppo Fiat, la rinascita del più grande gruppo fabbrica italiana automobili Torino, chi più ne ha più ne metta, eccetera, eccetera, di qui e di là e di su e di giù, insomma, un sacco di discorsi. La rinascita che è nata ora, con la prova della Fiat tipo ora. Io mi dovrei. Non so voi, però la cosa non mi stuzzica. Perché? Perché ovviamente la grande pubblicità ti dice: ah sì, compra la Fiat tipo 12.500 euro. È vero, effettivamente è la versione 12.500 euro. Ma perché costa così poco? Perché è una formula di marketing, una formula di marketing della Fiat, che con una vettura full optional la dà almeno del prezzo possibile, perché se noi domani andiamo in concessionaria e chiediamo la vettura 1600 turbo diesel 120 cavalli, che verosimilmente sarà la vettura che tutti quanti noi compreremo, non so chi la comprerà, però c'è chi lo comprerà, io personalmente non la comprerò, costati circa 19.900 euro. Chiedo scusa, ma ho cenato da poco, quindi sono un pochino ancora in fase digestiva. 19.900 euro. Perché quindi i signori, gli amici di Fiat hanno fatto questa cosa? Hanno fatto questa cosa per una questione di marketing, fondamentalmente una questione di marketing. Quindi, boh, una questione di dire ok, partiamo da 12.500 euro per un periodo limitato, 3, 4, 5 mesi, come quando uscì la 500X, la Opening Edition, la Limited Edition, che era piena di cose, durata per quei 4-5 mesi, poi alla fine tutto come prima, chi più ne ha più ne metta. 12.500 euro compreso di tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di voi di questa macchina. A me non piace, per esempio, perché a parte il fatto che è una tre volumi e si sa benissimo che in Italia le tre volumi non hanno trovato il modo di essere, diciamo, apprezzate. Peccato, perché poi alla fine i tre volumi ce ne sono tante, di volume ce ne sono tante, anche vetture che avevano scusate, ma ho anche WhatsApp, questo qui è il mio cellulare, io lavoro col mio cellulare e ho delle cose su una vettura di cui vi vorrò parlare anche, perché no, all'interno anche di questo video. Allora, ok, niente, non nulla, scusate, anzi, l'interruzione. Dicevo, sì, praticamente le tre volumi, qualcuno ha detto, ma le tre volumi in Italia non vanno. E la BMW Serie 3?
Serie 3 hanno tre volumi. Cioè, perché BMW Serie 3 tre volumi viene venduta la tipo tre volumi non si vende? È un controsenso. Cioè, sono vetture più o meno simili, fatte le dovute comparazioni del caso, però ovviamente quello che si fa, quello che si compra, più o meno è la solita impostazione, una vettura diesel, più di 100 cavalli, tre volumi, full optional, solo che la serie 3 nuova costa 30, 40, 50 mila euro, non mi ricordo nemmeno quanto costa, ma costa veramente un botto. La versione Opening Edition della tipo ne costa 12.500, quindi teoricamente chi aveva la serie BMW serie 3 oggi punterà a prendere la tipo, cioè in soldoni è quella la situazione. Però molto probabilmente non sarà così. Vedremo un po' di cose, insomma, ne vedremo un po' e ne vedremo delle belle sicuramente, ecco, ne vedremo delle belle. Anche se, caso strano, già la Fiat ha già pensato a fare già la tipo station wagon, che uscirà poi ovviamente fra un po' di tempo, come tutte le vetture del marchio Fiat. Le vetture quelle più riuscite, forse che potrebbero avere più mercato, usciranno dopo un po'. Ora, io mi chiedo, no, secondo voi, fatemi sapere voi cosa ne pensate della Fiat Tipo, perché da una parte c'è tanta attesa per questa macchina, che addirittura doveva chiamarsi Aegea, Aegea. Poi vabbè, avevano il marchio, dice che fai, hai il marchio, non lo sfrutti, pare brutto, come quando doveva uscire la Fiat Jingo, che poi altro non era che la Panda, quella un po' fatta un po' spigolosa, che è uscita di produzione da poco, per quella un po' più stonata, forse anche un po' più carina. Poi ecco, no, ecco, secondo me io la Fiat Tipo non la comprerò, non la vorrei guidare nemmeno, ma non per altro, perché se devo prendere vettura per vettura, vado su una vettura che mi dà anche un po' di più, che è la Dodge Nitro. La Dodge Nitro è no, scusate, non la Nitro, ho sbagliato. La Dodge, la Dart, Dodge Dart, DD, Dodge Dart. Dodge Nitro è un SUV, ma quello poi sarà poi in un'altra puntata eventualmente. La Dodge Dart è la solita vettura della Fiat Tipo, solo con la scritta davanti Dodge, c'è cioè proprio il crocione davanti della Dodge, questo crocione qua che però cercando di farvi vedere, allora, proprio il crocione davanti della Dodge. Le differenze sono quelle, forse anche la Dodge Nitro può sembrare un po' più larga, un po' più robusta, un po' più grossa, però la macchina fondamentalmente è la stessa. Poi, un'altra vettura che dovrebbe uscire a breve è la tanto famigerata Alfa Romeo Giulia, questa vettura che tante persone fa girare intorno, tante cose, tante di qui, tante di là. Poi alla fine le persone che oggi come oggi la odiano saranno secondo me le prime che andranno a comprare. Purtroppo Alfa Romeo su questa vettura ha fatto un'attesa spasmodica, da luglio che si sta aspettando l'Alfa Romeo Giulia. E sarà divertente perché vedere una vettura 3000, perché molto probabilmente le vetture che venderemo di più in Italia saranno le 3000 V6 quadrifoglio verde, che sarà la versione con il cambio, no, con i pedals al volante e col cambio automatico, oppure con un cambio manuale però con una leva cortissima, quindi proprio sportiva da doppiette in scalata e quant'altro. Dalle foto viste su internet la Giulia sarà molto bella sicuramente. Qualcuno ha già detto ma somiglia alla serie 3, oppure c'è chi ha detto somiglia all'Audi A4. Beh, forse, però anche quella lì siamo sempre solito come tipo di prima della Fiat Tipo. È una tre volumi. Tre volumi che quindi ecco, secondo me andremo avanti per un continuo sul tre volumi. Certo è che oggi come oggi anche i gusti degli italiani sono molto cambiati. Se fino a 8 anni fa andavano di moda le crossover, una su tutte la Nissan Qashqai, ha venduto tantissimo quella macchina, non sono io a dirlo, ecco, cioè lo dicono tutti, lo dice chiunque veramente, perché è così, una vettura che ha venduto tanto, chi l'ha dovuta dare via perché effettivamente l'aveva finita la macchina. Oggi poi siamo più su vetture che hanno cilindrate piccole, possibilmente 2-3 volumi, cilindrate piccole perché comunque si risparmia qualcosa a livello di assicurazione di bollo, senza per questo dover andare però a ricercare e a cercare ancora di più una vettura diciamo spaziosa o potente, cioè se voi guardate i motori nuovi di nuova concezione sono dal 1500-1600 in giù,
difficile che venga venduto un 2000 o un 1009. Se si pensa anche a Volkswagen, che prima del Dieselgate aveva i 1009 TD 105 cavalli, poi sono arrivati al 1605 cavalli, quindi un motore più piccolino che però fa più prestazioni di qui di là, insomma è una cosa un po' diciamo brutta, ecco, no, non brutta, però sicuramente è un bel risparmio per quanto riguarda il bollo e l'assicurazione soprattutto, però le macchine verosimilmente consumeranno sempre di più delle vetture vecchie. Poi ecco, tornando sul discorso, mi sono un po' divagato, tornando sul discorso della Giulia, io ho visto anche la presentazione della Giulia. È una presentazione molto molto bella, è stato uno show fantastico. Io purtroppo non ci sono ancora potuto andare al museo Alfa Romeo. Spero di andarci un giorno, boh, chi lo sa. Però ecco, ci vorrei tanto andare, perché è stato veramente uno show fantastico con Bocelli, quindi proprio l'italianità, no? Bocelli nel mondo sta come alla Ferrari nel mondo, lo stesso. Quindi sì, ecco, sarà molto molto divertente vedere anche le persone soprattutto chi potrà permettersi di guidarla questa macchina, perché si parla di un motori molto potenti con una cifra assurda all'inizio, ragazzi. Cioè la cifra sarà veramente alta, si parla di 20.000 euro in su, qualcosa di incredibile, 20.000 euro, da 20.000 euro in su sono veramente tanti. Bene ragazzi, allora io per questo breve video iniziale vi saluto, fatemi sapere anche voi cosa pensate sia della Fiat Tipo che dell'Alfa Romeo Giulia, e poi io cercherò di portare il più possibile su questo canale le mie opinioni, fatemi sapere, cerchiamoci, ecco, troviamo un punto di incontro, facciamo quattro chiacchiere, sentiamoci proprio qui su YouTube, scrivetemi qui anche nei commenti di cosa volete che io parli. Se volete sentire della tecnica, delle vetture, di consigli per gli acquisti anche, perché è molto molto interessante, perché poi bisogna vedere anche voi, no? Tante persone dicono, ma consiglio per l'acquisto la macchina, cosa quale devo comprare? Basta ragazzi, è una cosa che se posso mi piacerebbe darvi una mano, perché comunque ho tanta esperienza, diciamo, più o meno, riesco a consigliare più o meno che tipo di macchina comprare, e soprattutto riesco a dirvi anche come fare su determinate cose, tutto quello che poi consegue anche della vendita e dell'acquisto di una macchina, perché insomma è molto molto importante. Allora ragazzi, io per adesso vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata qui su Vlog Motori. Fatemi sapere se questo primo video vi è piaciuto con un bel mi piace, se no, se non vi è piaciuto mettete pure un non mi piace, nessun tipo di problema. Quindi io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao a tutti e mi raccomando, fatemi sapere qui ancora una volta, ve lo ricordo qui in descrizione, cosa pensate delle due vetture di cui ho parlato stasera, ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate, di cosa volete che vi parli, perché a me almeno la prossima volta vedrò di venirvi anche incontro.